Buonasera a tutti quanti voi ragazzi e benvenuti sul mio canale. Ancora una volta, questa sera vi porterò The Last of Us parte 2, la terza puntata. Finalmente ci sono riuscito ragazzi, è da un botto che la dovevo portare e infatti la sto portando, sperando di riuscire a mantenere lo stesso ritmo. Andate nelle descrizioni perché troverete un sacco di cose interessanti e adesso vi lascio all'intro. Buona visione e buon divertimento a tutti voi. Youtuberani, gamer e videogiocatori, benvenuti sul mio canale. Ok ragazzi, eccoci qua al terzo capitolo di questa avventura. Andiamo? Di qua. Ti sto dietro. Infatti avevamo lasciato che eravamo arrivati in questo punto. Ti manca a stare con lui? Con Jesse? No! Dopo tutti quegli anni. Jesse è un grande e adoro i suoi. Per me sono una famiglia, ma tra noi non c'era niente. E com'è che non ne abbiamo mai parlato? Non lo so, forse mi sentivo... Anche Kate sembra un argomento tabù. Sì, perché... In realtà non c'è molto da dire. Certo. Io ho sempre avuto l'impressione che non ti piacesse. A dire il vero non mi importa di lei. Ok. Ha talento come artista, eh? Comincia a piacermi persino il tatuaggio. No, troppo gentile. Ma non era la persona giusta per te. Interessante. Smettila. Ok. Ok ragazzi, io lascio parlare anche i personaggi. Vuoi legare il cuscino? Comunque, avevamo lasciato... Vedere una cosa spettacolare? Stai per indicarti la faccia? No, non così tanto spettacolare. Ah, cavolo. Andiamo, scemo. Un pochino di tempo. Adesso ci ritroviamo di nuovo con Ellie. È di qua. E qui cosa abbiamo? Oh, munizioni per il fucile. Panorama niente male, eh? Sì, mi piace. Questa zona ha i suoi vantaggi. Dove firmiamo? Dai, vieni. Cazzo. Bel panorama veramente, ragazzi. Ok, andiamo. Con chi facevi questa strada? Jesse? Eugene. Giusto. Ah, Eugene. Faceva troppo ridere. Eh già. Mi ha anche insegnato a smanettare con la roba elettrica. Vorrei arrivare a 73 anni così. Io vorrei arrivarci a casa. Di qui.
Ok, ragazzi, allora noi praticamente ci troviamo qui perché appunto, come si chiama la missione, il pattugliamento, dobbiamo andare in giro a verificare che non ci sia che non ci siano problemi con quella specie di zombie, via, chiamiamoli così. Ehi, scommetto che questo bong era di Eugene. Ah, ora è mio. Me l'ha regalato. Hai portato anche l'erba, per caso? Ah, magari. Eugene non usciva mai senza. Ok. Procuriamo tutto quello che ci sta da procurare. E vediamo che succede. Vieni. Quel paese è l'ultima tappa. Guarda. Ah, ecco la baita. È quella sul percorso di Tommy e Joel. Esatto. Ecco il paese. Quello con la grossa torre? Sì, quello del prossimo avamposto. Quello è un supermercato. Sì, è sulla strada per la città. Torniamo ai cavalli. E torniamo un po' ai cavalli. Ok, ragazzi. Senti, ma sono gli stessi vestiti di ieri? Sono puliti. Ok, siamo tornati ai cavalli. Dai, Dina, non perde tempo, su. Ehi, Japan. Mi rendo conto che questa parte è un pochino noiosa. Io spero di morire come Eugene. Per un ictus? No, di vecchiaia, dopo una lunga vita. Scherzi, no, sei troppo spericolata. Senti chi parla. Ma probabilmente morirai di ipotermia per aver usato scarpe di tela sulla neve. Oggi ho gli scarponi. Sai come finirai tu? No, indovino, mi ucciderai tu? No, forse. Fanculo. Ok, ragazzi, io mi sto guardando un po' intorno per vedere se posso trovare qualcosa di interessante. Non dovremmo controllare queste case? Sembrano a posto, ma se vuoi, magari è rimasto qualcosa di utile. Ok, andiamo a vedere cosa troviamo di utile. Cosa sai di questo posto?
uno dei tanti quartieri spopolati. È difficile che gli infetti arrivino qui. Di solito li troviamo sul confine esterno. Che fai stasera? Pensavo di invitare Joel per un film. Oh. Avete fatto pace? Sì. Avete deciso che film guardare? A Joel cosa piace? Curtis e Vai per due. È da parecchio che ce l'ho nel mirino. Oh, wow. Di solito guardiamo stupidi action anni 80. Lui ne va matto. In realtà piacciono anche a me. Tu invece? Cosa fai più tardi? Qualcuno proponeva di uscire di nascosto. Con lo slittino. È un'idea carina. Già. Dopo ci vediamo? Ok. Magari ti suono qualcosa. Ok. Di che parla, Curtis e Viper? Sono due ex commando che disertano per combattere i cattivi. In questo film se la prendono con delle specie di spie russe. Mi ispira molto di più di quanto credessi. Quello più giovane, Viper, è un super ninja. Uno con le palle. Quanti anni ha nel primo film? 10. Quanti film hanno fatto di questa serie? 4, direi. Gesù. Joel ha visto l'ultimo al cinema. Assurdo, vero? Già. Interessanti i discorsi che fanno, ragazzi. No, dico sul serio, non sto scherzando. Oh. Oh, questa mi manca. È una delle tue carte dei supereroi, giusto? Ah, sì. Secondo te qualcuno gira ancora dei film? Per forza. E chi te lo dice? Magari se la passano tutti come noi. Troppo impegnati a sopravvivere. Beh, io compongo canzoni. Se ci fosse una telecamera. Ehi, un attimo. Esistono dei pezzi originali di Ellie? Perché non mi hai mai suonato nulla? Beh, non lo so. Cazzo, comincia a fare freddo. Beh, copritevi, no? Wow, calma. Oh, cazzo. Di un infetto. Andiamo bene. Quanti ne servono per sbranare un alce? Più di uno. Dove si sono nascosti? Cerchiamoli. Ok, carichiamo la pistola. Carichiamo il fucile. Sento all'interno. Come cazzo sono entrati? Soprattutto, come entriamo noi? Ah, ci sono diverse impronte. Che vuoi fare? Dividi e conquista. Uno alla volta. Mi sembra un buon piano. Ok, ragazzi, di qua non posso proseguire. Ah, sto dal supermercato. Ellie. Runner. Che ci fanno dei runner in un supermercato? Yeah.
fanno la corsa per le offerte. Andato. Ragazzi, per forza. Conquista, giusto? Proviamo a girare dietro al supermarket. Buona idea. Altre pillole. Altre munizioni mi servono. Non c'è altro da prendere? No. Ok, continuiamo. Oh oh. Lancio veloce. Aggredisci. Figata. Stai bene? Sì. Bel lancio comunque. Grazie. L'ingresso era barricato. Com'è entrato quel ragno? Già, bella domanda. Qual è il tuo record di infetti uccisi in una pattuglia? Penso che risalga a un annetto fa. Ero fuori con Joel. Sono arrivata a una decina. Dina, di qua. Altri runner. Facciamo piano. Vediamo come va. Oh. Occhio! Ah cacchio, mi hanno scoperto. Ce ne stanno altri? No. Sono finiti. Sì. A quanto pare. Restano quelli dentro il supermarket. Continuiamo a girare. L'entrata salterà fuori. Buy one, get on free. Ok. Ellie, fammi salire. Voglio dare un'occhiata. Sì, fammi dare un'occhiata pure a me in giro, però. Ok, dai, sali. Ok, vai. Ragazzi, veramente spettacolare comunque, eh? Non me l'aspettavo. Bello, mi piace, mi sta piacendo. Lì è crollato un pezzo di tetto. Vieni. Grazie. Guarda, visto? Ok, cerchiamo di arrivare lassù. Come ci arriviamo lassù però? No, non ce la fai. Mannaggia. Niente, mai una gioia. Qui sotto. Oh, cacchio. Oh, mamma, ragazzi. Tutto bene? Sì. Ahem.
solo una botta. Cerca di morire di vecchiaia e non di infezione. Non mi va di spararti in testa, ok? Ci sto. Bene. Ok. Qua solo questo ho trovato. Allora, non so se il gioco lo sa, ma a me servirebbero più munizioni comunque. Trovato niente di utile. Il bottino non è male. Ottimo. Ok. Per chi lo volesse leggere, basta che mette pausa. È lì, è su. Olè, ce l'ho fatta. Da questa parte. Vabbè, io nel frattempo vado avanti. Sono dentro. Ehi, una bottiglia di alcol. E degli stracci. Tieni, datti una pulita. Oh, che bello, adesso posso creare il kit medico. Perfetto. Qui ci sono spore. La maschera. Ecco. Perché si mette la maschera se non ne ha bisogno? Ah, forse Dina non sa niente. Ricorda, non voglio doverti sparare in testa. Come sei dolce. Non ce n'è bisogno, Dina. Ellie è immune. Sono qui da parecchio a giudicare dalle spore. Fa attenzione agli infetti anziani. Sì. Siamo sempre nel supermarket. Non lo so. Non siamo sopra. Scendiamo al piano terra. Sì, a trovare la strada però. Ah, eccola, di qua. Leggi. Ehi, hey, Kristen, la roba buona è in cassaforte. La combinazione è la data in cui il mio cucciolone è stato letto impiegato del mese. Non vendere o dare via niente. È per il momento. 20 di magra, chiaro? Riguardati Mina. Ok. Devo aprire la cassaforte, ragazzi. Mercato di Green Place impiegato del mese. Giugno 2013. Giugno 2013. Allora ragazzi, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio.
Adesso credo che dovremmo esserci. Perfetto. Mi sbagliavo di mese. Ok, un sacco di cose interessanti ho trovato. Qua non c'è niente. Perfetto. Ok ragazzi, adesso non so da che parte andare. Ah, di qua, ecco. Oh, che succede? Oh mamma. Ops. Oh oh. Accidentaccio ragazzi. Ah beh, ce ne stanno pure altri. Ma sono... Cacchiarola ragazzi, ci stanno altri clicker. Accidenti. Comunque, che ci fanno dei clicker in un supermercato? Cliccano al computer. No? Vi risulta? A me sì. Comunque sia ragazzi, noi ci vediamo a breve. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, e come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere alcuna puntata che metterò nei prossimi giorni, e che lasciate un like qualora il video vi fosse piaciuto. Io spero tanto di sì. Detto questo ragazzi, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.